Buongiorno ragazzi e benvenuti alla nostra non passeggiata del 27 aprile 2020. Tra poco torniamo a fare la vera passeggiata. Su, iniziamo con le vostre bellissime domande. Dubitando delle conseguenze di un risultato, possiamo rimanere imperturbabili? Con parole tue. No, pensavo di usare le parole di mio cugino, ma oggi ho le mie, ti dico le mie. Allora, a parte le battute stupide, perdonami, perdonami, ma non ho resistito. Allora, tu mi stai chiedendo se dubitando del risultato, in altre parole, se non mi attacco al risultato finale, se questo migliora le mie performance. Assolutamente sì, gli abbiamo dedicato una puntata ultimamente, negli ultimi mesi, su questo concetto qua, la differenza tra outcome, cioè il voto che prendo all'esame e lo studio, l'impegno che metto nella singola materia. Bisognerebbe sempre vedere le cose concentrandoci sul processo e non sul risultato finale. Adesso ti metto qua, vado a cercare la puntata, ti metto qui l'esatta puntata da ascoltare per, diciamo così, iniziare ad entrare in questa modalità di pensiero, che non è dubitare del risultato, ma è proprio non concentrarci sul risultato, ma invece sulle singole azioni che ci conducono al risultato. Che cos'è secondo te il sé? È qualcosa di immutabile o solo un bias di pensiero? Allora, intanto tu mi dai delle scelte, mi dai una falsa alternativa, per cui potrei dirti nessuna delle due? Vediamo meglio. Allora, inizio col dirti che tutta la storia della psicologia è piena di definizioni di io e di sé. E tra l'altro sono definizioni anche diverse, perché il sé e l'io in psicologia non sono esattamente la stessa cosa. Però, al di là di questa differenza che mi ci impiegherei, dovrei fare 100 storie per spiegartela, potremmo dire che l'io, o meglio il sé, quella sensazione di chi sei tu, è l'insieme di identificazioni con ciò che hai vissuto nella tua vita. In altre parole, se io ti chiedo chi sei, se finisci in un altro pianeta e qualcuno ti dice chi sei, le prime risposte che tu darai saranno tuoi ricordi, tue esperienze. Sono un essere umano, mi chiamo Gennaro, faccio lo psicologo, arrivo dalla Liguria. Sono un insieme di ricordi autobiografici su me stesso. E questo insieme di ricordi compongono, tra virgolette, la mia identità, tra virgolette. La storia della psicologia si divide molto su questo punto, per, diciamo così, in due fazioni già dal principio. Diciamo che secondo Freud, questo io è un poveretto che deve tenere a bada le istanze, dell'inconscio o semiconscio, che sono l'es e il superio, mentre nella visione junghiana, sarebbero i precipitati dei complessi delle nostre emozioni. Secondo Jung, l'io non è altro che un'illusione come tutte le altre istanze psichiche che si forma agglomerando, diciamo così, esperienze emotive. Questa versione mi piace di più di quella di Freud, come se l'io fosse, diciamo così, una parte strutturale, anche se le neuroscienze ci dicono che strutturale è una cosa molto complessa. Vieni ad ascoltare, vai su Psina e scrivi conosci te stesso e troverai la mia versione tra queste due, ecco. Quanti minuti le prime volte che si medita? Dipende moltissimo da persona a persona, però 5 minuti, diciamo così, è il minimo. Per cui direi 5 minuti, ma comunque se scarichi Clarity, usa quei tempi che sono. Come abbiamo visto tantissime volte, la meditazione è una specie di allenamento, no? Come dire, inizio, imparo a suonare la chitarra. Quanto tempo devo iniziare a suonare la chitarra per imparare? Se suono 3 ore il primo giorno, poi non suono più perché le dita mi si distruggono. Se suono invece 1 minuto al giorno, ci metto 7 anni ad imparare e quindi devo cercare di capire qual è la via di mezzo corretta per me di addestramento. C'è chi l'ha già fatto, ad esempio noi l'abbiamo fatto in Clarity, ma ci sono tanti libri. Se scrivi tutti i numeri della meditazione Psinel, tra virgolette, su Google e schiacci invio, ti appare un mio episodio che parla di questo, oppure te lo metto qua. Hai mai parlato della sindrome dell'abbandono? No, però abbiamo parlato della teoria dell'attaccamento che rientra, tra virgolette, riesce a darci una visione di insieme della sindrome dell'abbandono, anche se non è proprio la stessa cosa. Come è facile intuire, la sindrome dell'abbandono è il timore di essere abbandonati, di restare da soli, eccetera, eccetera.
Tutto questo può essere superato grazie alla psicoterapia, o meglio, può essere migliorato il nostro legame di attaccamento con il caregiver, cioè con i nostri genitori. Per capire meglio questa cosa, vi lascio qui la live che abbiamo dedicato alla teoria dell'attaccamento. Ascoltatela perché in tanti mi avete detto che quella ha curato attraverso la psicoterapia, ma anche attraverso la nostra pratica della meditazione, che vi ricordo non sostituisce la psicoterapia. Il motivo è perché la sindrome dell'abbandono dipende da come noi abbiamo strutturato. È stata una delle live più belle di Psinel, ve la metto qui dopo. Qual è la tua meditazione preferita? Ma è la meditazione di consapevolezza, che è tutta identica in realtà. Cioè, se tu sai che cos'è la meditazione di consapevolezza, ti piace sia il body scan che il respiro che l'informale. Vedi, se mediti da un po' di tempo, ti rendi conto che praticamente tutte le meditazioni conducono alla stessa cosa, o meglio, che quel tipo di attenzione che tu riponi nel presente funziona sia che tu decida di fare il body scan, che tu decida di fare il respiro, che tu decida di fare la walking meditation. Si tratta sempre della stessa qualità di consapevolezza che porti nei vari momenti della tua vita. Quindi forse la domanda più corretta è: qual è la meditazione che ti viene più facile? Ok? E questa non è proprio una domanda corretta, o meglio, dovremmo stare attenti alle meditazioni che ci piacciono di più, cioè a quelle che ci vengono più facili. Perché? Perché se io ho già le spalle molto grosse, ritornando alla metafora della palestra, allora magari devo fare i bicipiti, non è che devo fare le spalle. Certo, magari posso concentrarmi sulle spalle, ma dovrei fare anche i bicipiti. Quindi se non ti piace il respiro, devi fare il respiro, se non ti piace il body scan, devi fare il body scan. Non so se riesco più a sentire le nuove puntate su Spotify. Riesco a sentire solo quelle dal 2013 al 2015. Aiuto, aiutatemi, ragazzi, succede anche a voi? Essere estremamente riflessivi. Come capire qual è la riflessione giusta tra le varie e similari? Allora, abbiamo dedicato diverse puntate a questo argomento, in particolare una bellissima che si chiama Ordine e disordine nei pensieri. Anche qui, ragazzi, la risposta non è facile e spiegartela in questi pochi secondi è praticamente impossibile. Per cui ti metterò la puntata sull'ordine e il disordine dei nostri pensieri. Ma in realtà la nostra riflessività ha uno scopo, un nostro servo che noi vediamo come se fosse il nostro padrone. Comprenderai meglio questo senso ascoltando la puntata, ma oltre alla puntata, alla pratica della meditazione che vedrai è centrale per comprendere come gestire al meglio le nostre riflessioni, ti indico anche questo libretto molto carino, Cogito ergo Sofro, lo so che lo vedi al contrario, di Giorgio Nardone, che ci aiuta a capire da un altro punto di vista questa situazione. Molto piccolo, carino, utile, bello. Mentre si medita, è sbagliato mettere una sveglia? Assolutamente no, soprattutto all'inizio che devi magari imparare a regolare i tempi, o magari se hai davvero poco tempo, mettere una sveglia può essere un ottimo modo per non avere a mente il pensiero di dover terminare la pratica. Come arrivare allo stato mentale adatto alla meditazione? Meditando. Ascolta cosa ho da dirti, giovane Jedi, molta confusione nella tua mente hai. Allora, facciamo un piccolo esperimento insieme. Adesso guarda intorno a te e elenca mentalmente e velocemente tre colori che vedi davanti ai tuoi occhi. Ok? Via, fallo. Ok. Sei dovuto entrare in uno stato mentale particolare? Adesso nota qual è la differenza di temperatura reale, o meglio, ciò che tu riesci a sentire adesso tra il tuo piede destro e il tuo piede sinistro. Se non ci riesci, fallo tra la mano destra e la mano sinistra. Sei dovuto entrare in uno stato di coscienza particolare? No, anzi, sei dovuto uscire dall'insieme di stati di coscienza che solitamente ti attraversano. La meditazione è un non stato che osserva tutti gli altri stati. Questa cosa è complessa, ma se mediterai, prima o poi arriverai a comprenderla, giovane Jedi. È facile questa domanda. Anche qua un trattato di psicologia, ci vorrebbe anche di filosofia e anche di biologia evoluzionista. Cosa sono gli impulsi dal punto di vista psicologico? Possono essere davvero controllati? Vediamo. Allora, partiamo dal presupposto che noi esseri umani siamo animali e, come tutti gli altri animali, abbiamo degli
istinti, ma a differenza degli animali, i nostri istinti non sono rigidi, perdonatemi, non sono proprio istinti, sono impulsi, chiamiamoli come vogliamo, ma è questo il tema del fatto che dentro di noi spinge la natura a farci esaudire desideri e bisogni che sono legati al cibo, alla sessualità, andiamo a vedere la piramide dei bisogni di Maslow, eccetera, eccetera. Ecco, a differenza però degli animali, noi possiamo convertire e modificare questi istinti in base alla cultura, alla conoscenza, all'esperienza e anche in base alla nostra capacità di dilazionare quello spazio che c'è tra stimolo e risposta. Una modalità per farlo e per comprenderlo è ancora una volta la nostra meditazione. Mi fermo qui perché davvero per ogni parola che ho detto potrei fare un milione di storie e non solo, potrei scrivere anche un fastidio alla gola come se ci fosse un muscolo sempre in tensione. Potrebbe essere ansia? Sì, quella potrebbe essere una manifestazione dell'ansia che alcuni miei colleghi di tempo fa chiamavano bolo isterico. Vieni a vedere tra i link in bio. Allora, tra i link in bio puoi trovare il mio percorso che si chiama Dall'ansia alla serenità. È un percorso che ti aiuta a gestire, a comprendere come funziona l'ansia. È un ottimo percorso di cui sono estremamente orgoglioso. Vai a leggere tutte le testimonianze, sono bellissime e soprattutto sono vere. E ecco, andate a leggerle perché sono davvero belle. Non sostituisce un percorso di psicoterapia, ma può essere un primo passo per andare a comprendere e a disarcionare tutti quei meccanismi che solitamente mantengono le nostre sensazioni di ansia. Bene ragazzi, la nostra passeggiata è giunta al termine. Mi scuso come sempre, come al solito, con tutte le persone che mi hanno scritto, mi avete mandato 50-60 domande, per cui ho dovuto scegliere le prime 10 e soprattutto quelle di persone che conosco, che mettono mi piace, che commentano, che partecipano a Psinel. Perché premiare? Chi premiare se non queste persone, gli psinellini, persone che mi seguono, contribuiscono alla community, eccetera, eccetera. Comunque, se vuoi che io risponda alle tue domande, non perderti d'animo e quindi riposta la tua domanda domani pomeriggio per la passeggiata di mercoledì, oppure se proprio ci tieni al 100%, ci vediamo live tutti i giovedì mattina alle 10:15, dove live, per chi è su Spreaker Live, rispondo quasi al 99% delle domande. Quindi fammi sapere se ti è piaciuta facendo...